per così dire, utilizzando le generalizzazioni, no? Le generalizzazioni sono anche delle forme manipolative, le persone ci possono manipolare attraverso le generalizzazioni e noi possiamo manipolare attraverso le generalizzazioni. Quindi rapidamente vediamo quelli che sono gli operatori modali o modal operators. Sono dei verbi che indicano cosa si può o cosa si deve fare, sono potere e dovere. Devi fare questo, dovresti ricevere sempre le persone nel salotto, per fare un esempio. Oppure, non so, uno dice, dovresti avere tutto il consiglio di amministrazione a tuo favore in un'azienda. Oppure potere, guarda, io non posso fare questo. Oppure tu non potrai mai o non riuscirai mai, insomma, tutto quello che è legato al potere, non riuscirai mai a fare questo, non ce la farai mai a farlo. E ovviamente sono affermazioni alle quali noi tendiamo a credere, perché potere e dovere sono due cose che fanno parte dell'educazione dei bambini. Cioè i bambini sono stati educati con questo puoi farlo, quello non puoi farlo, questo devi farlo, questo non devi farlo. Tutti noi, l'educazione è fatta da operatori modali praticamente. Cioè se ci pensiamo bene, gli operatori modali vanno a beccare proprio l'imprinting, perché chiunque di voi, ma anche oggi che l'educazione è cambiata, comunque sempre soggetto nell'educazione a operatori modali. E chi ha dei figli, vabbè, voi sarete già nonne, però avrà detto ai figli questo puoi farlo, questo non puoi farlo. Puoi farlo nel senso hai la capacità di farlo. Ah, tu non puoi iscriverti, che ne so, a medicina, non riuscirai mai. Dovresti iscriverti a, che ne so, a scienze politiche, per dire, no? In una frase ho usato due operatori modali, ma ogni volta che i genitori danno dei consigli ai figli, li deformano la realtà attraverso gli operatori modali, credono che sia educazione, invece manipolano i figli. Questa cosa puoi farla. Se, che ne so, se esci la sera non devi bere, oppure, che possono essere anche giusti ovviamente, però diciamo. No, sono comunque sempre forme manipolative, il dovere e il potere. Secondo me non puoi chiedere questa cosa al tuo capo ufficio perché rischi licenziamento, insomma. Ecco, operatori modali. Poi abbiamo visto i quantificatori universali, che sono sempre forme manipolative di distorsione della realtà, che noi possiamo utilizzarle, che sono quantificatori universali, sempre, mai, tutti, nessuno, oppure le persone, anche in generale, dicono tutti la stessa cosa, tutti gli uomini sono uguali, in ufficio sono tutti stressati, oppure ogni volta che ci provo sbaglio. Beh, troppi canali di YouTube. Troppi, diciamo che è un operatore, non è un operatore, non è un quantificatore universale. Se tu mi dicessi hai tutti i canali su YouTube, hai tutti i canali di YouTube, allora sarebbe un quantificatore. Troppi, troppo, troppo poco, diciamo, è comunque un comparativo. È un comparativo, è quello che abbiamo visto. È una cosa che abbiamo visto, vediamo se ti ricordi che cos'è, perché Christian la Source ha detto una cosa giusta, ma ha detto sbagliata. È una cancellazione, se ti ricordi, comparativa, perché hai troppi canali, ma troppi rispetto a chi? Mi stai comparando a chi mi stai comparando? Troppi rispetto a uno che ne ha uno, ma pochi rispetto a uno che ne ha 50. Quello che sta dicendo Christian La Sorsa è giusta, ma è una comparazione, è una comparazione, diciamo, è una cancellazione comparativa.
è una cancellazione comparativa. È chiaro? È chiaro per tutti? Troppi, troppo pochi, mi stai comparando con qualcuno che non esiste, per troppi o troppo pochi rispetto a chi? È chiaro per tutti questo? Quindi l'esempio che ha fatto Christian è un esempio sbagliato per quanto riguarda, diciamo, i quantificatori universali. Giusto per quanto riguarda le cose in generale, ma è una cancellazione comparativa. Christian, che ha fatto l'esempio, tace. Va bene, comunque. Poi, non so, dici sempre la stessa cosa, oppure non dici mai la verità. Niente funziona, le ho provate tutte. Con te non c'è mai niente da fare, non ne fai mai una giusta. Sei sempre incazzata. E allora, hai capito quello che ho detto, Cristian? Non hai capito una beata minchia. Cioè, ho detto che l'esempio che tu hai fatto, hai troppi canali su YouTube, è una deformazione, ma non è un quantificatore universale. È una, per così dire, cancellazione comparativa. Mi stai comparando a non si sa chi, troppi canali rispetto a chi? Rispetto a uno che ne ha 5? Sì, ho capito. Poi dobbiamo vedere che forse non avevamo visto, lo vediamo adesso, i performativi persi, lost performatives. Non so se ogni volta che ci metti la mano tu fai danni. Brava, brava. Ogni volta che ci metti la mano tu fai danni, è un quantificatore universale. Allora, Roxy Rosa dice sempre cazzate, ma questa volta l'ha detta giusta. Allora, vediamo i performativi persi. Qui abbiamo anche Green Apple che ci può dare una mano con la traduzione. Sarebbe Lost Performatives. Penso che sia giusto la traduzione, Lost Performatives. Allora, che cosa sono Lost Performatives? Performative perdute. Sono giudizi privi, del soggetto specifico, che, sono giudizi, però, privi del soggetto che sostiene, che motiva, che darebbe una motivazione sostenibile al giudizio. Quindi è un giudizio, no? Però perdo, è un giudizio, però perdo la performativa, lost performatives. Sì, lost è perdere, performatives è perduta, performativi perduti. Quindi emetto un giudizio generico fondamentalmente, senza dare una motivazione specifica. Quindi, non so, bisogna ammettere che Londra è una città bella, è una bella città, oppure bisogna proprio ammettere che Londra fa schifo. È un giudizio senza motivazione, diciamo. Quindi io giudico, potrei dire Francesca, adesso mi viene un esempio, però Francesca è una di quelle, è una zoccola. Francesca è una zoccola. Marco, che ne so, è gay, non lo so per dire, no? Oppure le tue idee sono irrealizzabili. Quello che dici non ha senso. Oppure potrei dire, è bello, che ne so, poter fare questa cosa. È chiaro, quindi esprimo un giudizio fondamentalmente senza motivarlo. La performativa perduta, quindi perdo la motivazione fondamentalmente. È chiaro per tutti? E noi spesso lo facciamo, spesso lo subiamo. Quindi
ogni volta che qualcuno ci dice, ci esprime un giudizio, ma senza motivazione, ti dice, tu Massimo sei egoista, per dire, no? Facciamo un esempio. O sei generoso, perché potrebbe essere cioè, al positivo o al negativo, non cambia niente. Se al positivo potrebbe essere un love bombing, tu dici sono egoista, ma mi dai le motivazioni per le quali io sarei egoista? Quali sono le motivazioni che ti fanno pensare che io sia egoista? Oppure dammi le prove. Perché se no, è come dire, lui è colpevole, oppure lui è innocente, ma non ho comunque motivazioni, no? Beh, l'innocenza si dice che è data per scontata, non serve la motivazione per essere innocenti, poi questo è tutto da dimostrare. Comunque, praticamente è come diciamo, esprimere un verdetto senza dare un motivo per cui ho espresso quel verdetto. E noi lo facciamo costantemente e lo subiamo costantemente. Quante persone, cioè provate, perché è importante calare questo nella realtà, provate a pensare a quante volte vi hanno espresso un giudizio senza dettagliarvi la motivazione, cioè perdendo la performativa. Quante volte l'avete fatto? Ah, tu non sei capace, che ne so, non sei capace a fare questo, non sei capace a fare quello, oppure quante volte vi è capitato nella vita, ma anche, diciamo, nelle relazioni sentimentali, oppure con gli amici, al lavoro, tutte queste capita continuamente. Vabbè, per sentito dire collettivo, beh, per sentito dire collettivo, certo, però sì, uno potrebbe per sentito dire collettivo, però qua si tratta, sono giudizi espressi senza un motivo, quindi performativa perduta, cioè senza una motivazione, non senza motivo, senza una motivazione. Cioè io giudico una persona, ma sulla base di una mia cosa soggettiva, non porto le prove, non porto prove oggettive, inoppugnabili, che quello che dico è reale. Eppure questo deforma la realtà. Ma anche i media le usano tantissimo, I media le usano tantissimo. Non so, quando dicono, facciamo un esempio, che ne so, giudizi espressi su un partito, su una persona, i politici no? Si accusano tra virgolette l'uno con l'altro, esprimono giudizi negativi uno con l'altro di qualunque genere, ma non portano mai delle prove, no? Non portano mai delle prove sugli immigrati, ma sì, ma anche proprio sulle persone in generale, no? Che ne so, uno potrebbe dire. Faccio un esempio, Tizio ha fatto quello, Tizio, cioè esprimo dei giudizi, no? Poi ci possono essere, io se no potrei dire, che ne so, Salvini è razzista, butto lì una frase a caso, magari è vero, però l'ha detto Salvini è razzista, oppure Taramasco è razzista, oppure Tipo è misogeno, alcuni formatori arrivati a una certa età non riescono più a tenere seminari 2 ore come quando erano giovani. Allora, vediamo un po' che cosa ci ha detto. Alcuni formatori, manca, è generico, una generalizzazione, quali formatori? Arrivati a una certa età è sempre una cancellazione, è una cancellazione semplice. Quale età? Non riescono più a tenere seminari di 2 ore come quando erano giovani. Erano giovani rispetto a cosa? Rispetto a chi? Ecco, sono tutte cancellazioni queste. Questa frase che ha detto Christian La Sorsa è zeppa di cancellazioni, perché giovani allora, alcuni formatori è una generalizzazione, è una cancellazione comunque, perché non sto dicendo quali formatori, è una cancellazione semplice. Dai, non fare finta di non capire,
È un'altra cancellazione, non fare finta di non capire che cosa è che non dovrei capire. È indice referenziale generico, no? Ci sono indici referenziali generici. Ecco, questa frase, queste due frasi che sta dicendo usando Christian sono frasi manipolative, esempi di frasi manipolative. Poi ci siamo, no? La costruzione del ponte di Messina creerà nuovi posti di lavoro. Beh, allora, la costruzione del ponte di Messina creerà nuovi posti di lavoro. Beh, quello che manca è, diciamo, in questo caso, quello che manca quanti posti di lavoro crea? Perché può crearne uno, può crearne 50 posti di lavoro, quindi è una cancellazione semplice, diciamo, è una cancellazione semplice, non è una performativa perduta. Se fosse un giudizio, potrebbe essere anche una performativa perduta, nel senso che io esprimo un mio giudizio, ma non ho le prove che creerà. Sì, ci può anche stare, diciamo, sia una cancellazione sia una performativa perduta, perché in realtà se lo vediamo come un giudizio, in realtà non so quanti posti lavoro, cioè, non so quanti posti lavoro e come viene motivata la cosa. Certo. Beh, c'è qualche altro esempio che volete fare? Se no, andiamo avanti e ne vediamo un'altra, che è un'altra molto molto importante e che viene usata molto molto spesso, che sono le presupposizioni, che in inglese dovrebbe essere presupposition. Come si potrebbe modificare in performativa? Ma è quella frase lì, la costruzione del ponte di Messina creerà nuovi posti di lavoro, performativa perduta. Presupposizioni, non è presupposition? Boh, non lo so. Allora, in performativa perduta deve essere un giudizio che tu esprimi, un giudizio che tu esprimi. Potrei dire ad esempio, la costruzione sul ponte, di Messina creerà 1 milione di posti di lavoro, perché esprimo un giudizio su quanti, perché creerà nuovi posti di lavoro, non so quanti, ma è evidente che se faccio il ponte su di Messina, diciamo, qualche posto di lavoro lo creo. Però se io esprimo un giudizio, crea 1 milione di posti di lavoro. Presupposition, ok. Con la S o senza S? Presuppositions o presupposition? Comunque, quindi le presupposizioni sono dichiarazioni in cui qualcosa non è detto, ma è sottinteso e presupposto. Ad esempio, facendo un esempio, riferendomi a quello che ha detto Christian, ad esempio, se io dicessi, se io dice presuppositions, ok, presupposizioni, se io dicessi a Christian, la settimana prossima faccio un seminario a Roma, vieni? Allora, io dicendo questa frase ho dato un sacco. Vabbè, ok, no, ma era un esempio. Ho un esempio per dire che qualunque frase è una presupposizione. Perché io ho dato per presupposto, ad esempio, intanto di essere vivo la settimana prossima. Ho dato per presupposto che Christian sia vivo la settimana prossima. Ho
ho dato per presupposto che il mio viaggio da Savona a Roma avvenga correttamente, che non ci sia un incidente, che resto bloccato da qualche parte. Ho dato per presupposto che ne so, che sto bene, diciamo, no? Quindi, se voi ci pensate, adesso ho fatto un esempio, come dire, ho fatto un esempio, come possiamo dire? Forte, no? Per dire che praticamente ogni cosa che noi diciamo e mettiamo delle presupposizioni. Se io dico a un altro, ah, allora ci vediamo domani, anche qua ci sono mille presupposti, no? Cioè, presumo che io sia vivo domani, presumo che tu sia vivo, presumo che uno di noi due non abbia avuto un incidente per cui non possa vedere l'altro, presumo che ne so. Siano successe tutta una serie di condizioni che ci permettono di vederci. Hai fatto lo stesso esempio, un video durante il lockdown avevo un altro sapore. Ah, ok, non lo sapevo. Vabbè, ok. Quindi questo è comunque un esempio di una presupposizione. Ad esempio, se io dicessi una frase, se io dicessi una frase di questo genere, vediamo un attimino, io dicessi questa frase, la mia seconda moglie è una donna molto attenta alle mie esigenze. Quali sarebbero le presupposizioni? Io dico, la mia seconda moglie è una donna molto attenta alle mie esigenze. Vediamo se riuscite a cogliere cos'è che do per presupposto. Che io sono molto esigente. Esatto, che la prima non lo è. Esatto, bravo, bravo. Oh, Chris Chris, è emersa Chris Chris. Esatto, do per presupposto. Intanto che... No, vabbè, ok, quale esigenza, ok. Esatto, do per presupposto che la prima non era così attenta. Intanto do per presupposto che ho avuto una prima moglie. Che ho avuto una prima moglie. Poi do per presupposto che la mia seconda moglie è più brava della prima moglie, cioè più attenta alle mie esigenze. Dopo il presupposto che la mia prima moglie non era attenta alle mie esigenze e potrei anche dire molte persone tendenzialmente tenderanno a proiettare, quindi andare per il presupposto che io magari ho lasciato la prima moglie perché non era attenta alle mie esigenze. Potrei dare per presupposto che io mi sposo solo con donne che sono, cioè resto assieme solo con donne che non so, che sono attente alle mie esigenze. Cioè, le presupposizioni sono tutto quello che noi proiettiamo, tra virgolette, che in realtà non sono dette, perché io ho solo detto che la mia seconda moglie era molto attenta, è una donna molto attenta alle mie esigenze, punto, non ho detto nient'altro. Ma una frase del genere presuppone tutta una serie di significati secondari. Se in una frase, ad esempio, nella seduzione, no? Facciamo un esempio di seduzione e poi chiudiamo perché poi ci sono delle cose che qualcosa abbiamo già visto, ma c'è la lettura della mente che è veramente interessante, che però vedremo la prossima volta perché la lettura della mente è fondamentale. Volevo fare un esempio nella seduzione, ad esempio, no? Cioè, allora, qual è l'obiettivo della presupposizione? Quello che noi dobbiamo dire delle cose praticamente che l'altra persona presumerà senza dirgliele. Ad esempio, potrei dire una frase del tipo, nella seduzione potrei dire una frase del tipo, vediamo un po', beh, intanto
questa cosa qua è una cosa semplice. Potrei dire, che ne so, senti Betty, cosa preferisci? Che ci vediamo domani sera e andiamo al cinema oppure mercoledì e ci facciamo una bella pizza? Qual è il presupposto? Vediamo chi mi risponde. Qual è il presupposto? Il presupposto è che ci vediamo, esatto. Esatto, il presupposto è che ci vediamo. Presuppongo che comunque ci vediamo. Esatto, presuppongo che usciamo. Ti do un'alternativa, diciamo. Oppure un venditore che ti vuole vendere qualcosa. Senta, ma lei preferisce pagare tra un mese in comode rate o adesso subito con lo sconto? Io sono un venditore, ti vendo qualcosa, dico, preferisce pagare dal prossimo mese con comode rate o pagare subito usufruendo dello sconto del 30%? Che cosa sto presupponendo? Appunto, sto presupponendo che sia chi acquisto, sto presupponendo che l'altra persona acquisto e quindi molti venditori usano questa tecnica. Ti deformano la realtà, perché dicono, ma senta, ma lei come preferirebbe acquistare? In comode rate oppure usufruire dello sconto e pagare subito? Esatto, ma molti venditori lo utilizzano, molti venditori, molti seduttori. Ma faremo, sì, che devo pagare, no, che faccio l'acquisto, beh, che devo pagare se faccio l'acquisto, che non rubo, che non faccio la rapina a mano armata, sì. Beh, presuppongo anche che non faccio la rapina a mano armata, che comunque pago, ma comunque presuppongo anche che acquisto. Comunque brava Sara, perché presupponendo anche che non mi che mi faccia la rapina e, se lo, e si punti la pistola e se lo porti via, questo è un punto fondamentale. Bene, ma abbiamo finito intanto, perché sono le 19:15, vi ricordo che alle 19:30 c'è la live. E quindi esercitatevi un po', perché poi la settimana prossima faremo un piccolo ripasso, ovviamente, ma poi ce n'è una cosa molto interessante che è la lettura della mente. La lettura della mente è veramente.